Buon salvone appassionati di Football Manager, io sono Alessandro, Ignivadodranuel su YouTube e Luculus Game su Twitch e questo è il quarto episodio con la nostra stagione del Cagliari. Prima di entrare però nel vivo di questo episodio voglio rispondere a due quesiti che mi sono stati posti come commenti negli ultimi video che ho pubblicato su YouTube. Tra parentesi, fatemi sapere se effettivamente vi piace iniziare magari con queste domande e risposte, oppure le volete alla fine del video del Cagliari, o magari non le volete all'interno del Cagliari e volete un video a parte. Comunque, il signor Fabio Fornara mi scrive dicendomi nel primo video di questa serie: signor Luculus, quali sono i campionati che hai caricato? Quali quelli che effettivamente sono giocabili e quali quelli che ti sei preso come non giocabili? Allora, è interessante questa differenziazione, perché di solito anche io in precedenza, soprattutto in FM19, caricavo dei campionati, altri li mettevo solamente all'interno del database per creare, per avere più giocatori da cercare, ma non per vedere quello che succedeva in quei campionati, per non affaticare troppo il caricamento. Quest'anno però devo dire che FM20 è molto leggero e molto veloce come software, quindi ne ho caricati veramente tanti, ve li faccio vedere. Andiamo su FM, andiamo su aggiungi, rimuovi campionato, questi sono tutti quelli che ho messo. Io vi consiglio di mettere sempre Argentina e Brasile e di aggiungere i 5 campionati maggiori europei e in più mettere sempre il Portogallo, l'Olanda, la Serbia e la Croazia, perché sono campionati fondamentali per cercare i giocatori dell'est, questi ultimi due. Quindi questi sono quelli che ho messo io. Siccome però sta andando veramente veloce il caricamento, nonostante queste due stelle per quanto riguarda la velocità di gioco stimata, stavo pensando addirittura di aggiungerne di ulteriori. Vorrei aggiungere quello uruguagio, quello cinese o quello coreano. E poi mi piacerebbe mettere anche quello sudafricano, perché secondo me così possiamo allargare la ricerca anche in questi altri continenti. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, fatemelo sapere nei commenti. La seconda domanda invece fa riferimento a tutt'altra tipologia di video. Ieri ho caricato un tutorial su FM20 che spiega come impostare i corner appunto su Football Manager 2020, sia in attacco che in difesa. E tra le cose che dicevo in questo video, dicevo che il giocatore che viene posto qui al limite dell'area non ha bisogno di colpo di testa, differentemente da quello che dice il gioco, ma ha bisogno più di altre caratteristiche tipo la finalizzazione, tipo il tiro da lontano e così via. E qui il signor Simone Bonsando fa un'ottima osservazione e dice: ma non è che magari l'omino che attacca partendo da lontano ha davvero bisogno del colpo di testa, perché partendo da fuori area per attaccare l'area piccola cercherà di eludere la marcatura e andare poi a colpire di testa? Allora, questa tipologia di commenti mi piace tantissimo, perché stimola proprio l'idea, stimola proprio i discorsi che si possono fare su questo simulatore. Il discorso sai qual è, Simone? Che il gioco, come dicevo, è superficiale perché ragiona in termini di posizione, non ragiona in termini dinamici. Lui vi segnalerà sempre le stesse qualità sui vari omini, indipendentemente da come voi batterete il calcio d'angolo. Cioè, se io lo batto sul secondo palo, lui mi dirà sempre che questo giocatore qua, che si va ad inserire dal limite dell'area, ha bisogno di colpo di testa. Ma è ovvio che se io butto la palla sui pali, lui avrà poche chance di arrivare di testa, mentre avrà più chance di tirare da lontano su una palla che sbatte, sbatte, sbatte e arriva nella sua posizione. Se io invece avessi detto di battere questo calcio d'angolo al limite dell'area, vedi che la freccia cambia e finisce qua, lui avrebbe avuto più possibilità di eludere la marcatura e andare col colpo di testa. Quindi in questo caso qua specifico effettivamente il colpo di testa servirebbe, ma ripeto, se io lo batto sul primo palo, come facevo come esempio nel video, non ha alcun senso che lui mi vada a selezionare il colpo di testa come caratteristica principale. È qui che dicevo che il gioco è superficiale. Io non voglio passare come quello che fa sempre l'alternativo. Voglio cercare di far ragionare. E ripeto, il tuo commento mi piace tantissimo. Mi piace proprio questa categoria di commenti. Ma qui mi riferisco al fatto che il gioco purtroppo è un po' sintetico, vi dà sempre delle informazioni di sintesi, che è giusto perché vi dà un'indicazione, ma dovete sempre prenderla con le pinze e ragionare. Io faccio sempre questo esempio quando sono su Twitch, siccome studio statistica. Se io metto una mano in un forno a più 40 gradi e metto l'altra in un congelatore a meno 20, si potrebbe dire che sto a temperatura ambiente, perché 40 meno 20 fa appunto più 20, che è temperatura ambiente. Però il fatto è che con una mano
o una unzione con l'altra ho una mano congelata, quindi non sto a temperatura ambiente. Quella è un'altra informazione di sintesi. Le informazioni di sintesi possono essere fuorvianti, bisogna sempre andare a contestualizzarle. Perciò vi dicevo, il giocatore che mettete qui, su, quando battete il corner sul primo palo, è meglio che abbia come caratteristiche altre, ovvero finalizzazione e tiro da lontano come caratteristiche importanti, e non colpo di testa, perché in questo caso, se lo battete sul primo palo, sarà veramente raro che lui potrà colpirlo di testa. Bene, ora ci abbiamo il Parma, andiamo a studiarci un po' questa settimana di allenamento che ci porta a questo scontro importantissimo fuori casa. Qui dobbiamo subito mettere una revisione della partita. Mi raccomando, per poter mettere questa tipologia di sessione di allenamento avete bisogno del match analyst. Questa serve per rivedere i concetti che non sono andati bene. E quindi non è un allenamento sul campo, ma è un allenamento di tipo logico, che sfrutta insomma delle discussioni che si fanno in una sala, dove fanno vedere appunto le cose che sono andate bene e quelle che non sono andate bene. Revisione della partita è questo. Dopodiché andiamo a controllare se l'intensità è troppo alta. Qui l'intensità è troppo alta perché ci sta una partitella. Ora, il gioco ha messo una partitella perché evidentemente non ci sta niente fino al Parma. È un errore mettere la partitella in una settimana in cui ci sta una partita. Mettete la partitella solo se in quella settimana non ci sta manco una partita. Che ne so, tipo quando ci stanno le nazionali dove non giocate. Allora, per mantenere il ritmo, mettete una partitella. Ma se il vostro staff vi mette la partitella, toglietela, tanto non serve. Io per esempio, come al solito, metterò un allenamento di tipo tecnico in finalizzazione, che mi aiuta giustamente a essere più efficace sotto porta. Dopodiché, siccome ho la possibilità ancora di aggiungere qualcosa, metterò, se possibile, un calcio piazzato. Vediamo quello che possiamo mettere. Calci piazzati, io direi punizioni in attacco, ci sta bene. Qua potremmo mettere addirittura un rigore, se me lo fa mettere, proviamo. Calci piazzati, rigori. Perché dobbiamo cominciare a prepararci anche sui rigori? Ora, non è che abbiamo le competizioni europee, però prima o poi arriverà la Coppa Italia. Siccome qua c'è ancora un'altra possibilità e io voglio rafforzare i legami, visto che siamo inizio stagione, vado su extracurriculare e aggiungo il rafforza legami. Cosa serve il rafforza legami? Come ogni sessione di allenamento, voi trovate scritto esattamente gli effetti che avrà questa sessione. A me serve che i giocatori sviluppino i collegamenti, i legami tra di loro, quindi rafforzare i legami serve a velocizzare quelle freccette che si vedono quando fate le tattiche. Confermiamo. Adesso possiamo finalmente vedere come gioca il Parma, perché il nostro capo osservatore ci ha rifilato la sua analisi. Se noi andiamo su vedi rapporto dell'osservatore completo, vediamo sia sulla sinistra i vari giocatori nei vari ruoli, sia sulla destra una specie di sintesi su come si muove la squadra con il Gegenpress. Devo dire che non è molto utile questo movimento qua, lasciatelo perdere. Più che altro quello che è utile magari può essere questa situazione di sintesi nei punti di forza e di debolezza. Partiamo dal portiere. Sempre un estremo difensore abbastanza utile, ma non è un grandissimo portiere. È molto trasversale come statistiche, perché fisicamente sta messo molto bene, pur non eccellendo in nulla in particolare. Così come sta messo bene mentalmente, anche senza eccellere in nulla. Mentre a livello tecnico, un'ottima comunicazione, quindi riesce a coordinare la linea difensiva, ed è importante perché viene utilizzato come portiere libero e quindi avrà maggiori possibilità di avvicinarsi ai difensori e spiccicare qualche parola. Purtroppo però, come portiere libero, passaggi non sono sufficienti, visione di gioco è un po' bassina, ma ci può stare. Per il resto ha ottimi riflessi, ha anche una buona agilità e in uno contro uno sa assolutamente fare il suo, così come nelle prese. Gaiolo, difensore centrale, questo è un ottimo profilo. L'unico punto debole che ha questo giocatore, secondo me, è l'altezza, perché 1,80 secondo me è un po' bassina. Però, considerando che lui a livello tecnico è veramente messo bene e anche a livello mentale è messo molto bene, lui col proseguo degli anni, visto che ha già 29 anni, potrà essere allenato bene come incontrista, dove l'incontrista non avrà bisogno più di una grande accelerazione e velocità, ma ripeto, quando si invecchierà. Al momento è assolutamente un ottimo difensore centrale, nulla da dire a livello né tecnico né mentale che fisico, veramente tutti i valori al posto giusto. Bruno Alves
È un giocatore con un bel colpo di testa, ma a differenza del compagno di reparto è debole nei contrasti, la marcatura è buona, in tutte le posizioni sono buoni, però attenzione, lui ha un'aggressività troppo alta. Questo, unito al fatto che lui ha bassa accelerazione e bassa velocità, perché ha 37 anni, potrebbe arrivare a commettere qualche fallo perché magari non arriva sul pallone in tempo e mette troppa irruenza in un contrasto. Quindi questa potrebbe giocare a nostro favore, potrebbe fare qualche fallo, magari qualche rigore, qualche punizione dal limite, e noi sui calci piazzati siamo messi abbastanza bene. Per il resto però, ottima forza, ottima massima elevazione, anche perché è alto 1,89 e pesa 81 kg. Darmian è stato messo come terzino fluidificante. Io non sono assolutamente d'accordo. Per quanto mi riguarda, un terzino fluidificante che ha 9 in senza palla non può fare assolutamente il terzino fluidificante. A livello fisico ha tutte le caratteristiche per farlo, ma il problema qua è grave ed è sul senza palla. Però, siccome ha marcatura 15 e ha contrasti 17, che sono valori incredibili, secondo me lui è un ottimo terzino di difesa. Pezzella, messo come terzino e non come fluidificante, è invece un giocatore che a livello tecnico è debole, a livello mentale ci sta, a livello fisico è messo molto bene, ma siccome lui è alto 1,87, pesa 81 kg, c'ha forza 12 e contrasti 13, secondo me può fare il terzino difensivo. Certo però, quella marcatura andrebbe assolutamente migliorata, ma lui c'ha 16 in determinazione, è un giocatore di 21 anni, di sicuro migliorerà e diventerà un bel profilo. Hermani messo come centrocampista difensivo. Lui può fare benissimo o l'incontrista o il secondo mediano. Il secondo mediano, a differenza dell'incontrista, chiaramente deve essere un po' più dinamico perché ha una zona di competenza un po' più ampia rispetto all'incontrista. Ma lui ce l'ha le doti atletiche per farlo, perché 12 in accelerazione e 13 in velocità vanno bene. La resistenza è un po' bassina, quindi non potete dargli dei compiti troppo dinamici. Attenzione. Un'altra cosa che dovete tenere in considerazione è che il regista è un po' rischioso, perché la visione di gioco ce l'ha, la tecnica è solo sufficiente, ma i passaggi sono veramente bassi. Questo non vi farà mai un passaggio filtrante come si deve. Io però sinceramente preferirei metterlo più sulla linea mediana come CC e andarmi a personalizzare le istruzioni. Perché? Perché lui ha un bel tiro da lontano e soprattutto ha come skill tira dalla distanza. Quindi per sfruttare queste sue doti da realizzatore dalla distanza io lo metterei più sulla linea mediana. Sulla linea mediana invece l'allenatore del Parma ha messo Kučka e Grassi come centrocampisti di quantità. È un bel rischio perché questi vanno a fare questo movimento qui di ripartenza. È vero che lui li copre con Hermani e è stato molto intelligente, perché sicuramente quando questi due si troveranno davanti potrebbero lasciare dei buchi. Però probabilmente il compito che vuole da questi due giocatori è quello di recuperare i palloni e probabilmente buttarli avanti, perché ci sta Gervinho, che sostanzialmente sarà il secondo attaccante insieme a Inglese, che è messo come punta completa proprio per dialogare con Gervinho, e poi ci sarà chiaramente Caramo, che metterà più che altro i cross per Inglese. Ma vediamo i nostri Kučka e Grassi. Kučka è un centrocampista di quantità, nella realtà qualche anno fa era un perfetto centrocampista di quantità. Ormai c'ha 32 anni, sta già perdendo qualche valore fisico, l'accelerazione è veramente molto bassa, però ha tiro dalla distanza, anche come skill, ha tiro con potenza, quindi per sfruttare il fatto che lui effettivamente può arrivare in zona goal, si può mettere come centrocampista di quantità. La resistenza per poter fare questo ruolo ce l'ha, ma ripeto, più che altro il suo problema si chiama accelerazione. Potrebbe non durare per tutta la partita, potrebbe anche arrivare a commettere qualche fallo perché magari non arriva col tempo giusto e potrebbe fare fallo. Per fortuna per lui l'aggressività non è molto elevata. Andiamo su Grassi, che viene messo anche lui come CCQ. Lo può fare perché c'ha doti fisiche per farlo, c'ha un movimento senza palla molto buono, mentalmente è messo anche bene, certo tecnicamente è un po' più scarso, spiccano solo i contrasti che per il CCQ sono fondamentali. Però è anche vero che il CCQ ogni tanto va al tiro e lui non è messo benissimo né per quanto riguarda la finalizzazione né per quanto riguarda il tiro da lontano. Ora il CCQ non arriva fino a dentro l'area, quindi dovrà tirare un po' più da lontano e lui non è proprio adattissimo, però sicuramente può fare questo ruolo. Gervinho come attaccante esterno andrà a tagliare verso il centro, andrà a dialogare con Roberto Inglese ed ha delle doti atletiche incredibili. Accelerazione 18, velocità 17, agilità 15. Però, come vi avevo anticipato, la resistenza è solo a 10, quindi vuol dire che lui potrebbe faticare nel secondo tempo, ma nel primo potrà essere micidiale. È stato messo più avanti sulla tre quarti e non sull'ala in maniera corretta, perché chiaramente facendo meno chilometri si stancherà un po' di meno, però
lui sarà micidiale soprattutto quando la palla arriverà da quest'altra zona del campo, dalla parte opposta, perché i tagli verso il centro, se vi ricordate l'anno scorso, erano veramente incredibili. Speriamo che quest'anno siano stati un po' depotenziati, se no questo qua ci fa un'altra volta 1-2 gol come successe nella stagione con il Chievo in FM19, per chi l'ha vista sul mio canale YouTube. Per il resto, senza palla, tecnica e dribbling sono eccezionali, finalizzazione 13 non è niente male per un attaccante esterno. Caramo come ala sicuramente è una sorta di mini Gervinho, ha anche accelerazione e agilità molto buone, velocità, resistenza più alta del suo compagno di reparto, però senza palla 14, deck 14, dribbling 15, quindi insomma sta messo già benissimo per avere 21 anni. Pecca più che altro rispetto a Gervinho in finalizzazione, che è ancora un po' bassina, però è giovanissimo, migliorerà tantissimo. Peccato che la determinazione non è elevata, perché anche quando era molto più giovane, quando stava all'Inter, ha commesso qualche errore, diciamo, di ingenuità, di mancata maturazione. Spero che sia migliorato da questo punto di vista, perché nella realtà ha davvero delle grandissime potenzialità e l'abbiamo visto anche in Serie A. Robertson Inglese, messo come punta completa, può farlo questo ruolo perché c'ha un minimo in controllo palla, ha un minimo in passaggi e soprattutto c'ha la skill, gioca a spalle alla porta. Però, secondo me, lui è meglio come centravanti perché ha un ottimo movimento senza palla, ha un'ottima finalizzazione e ha anche una discreta accelerazione. Certo, la velocità non è altissima, ma se voi gli mettete qui un centrocampista offensivo o un regista avanzato, fate in modo che lui attacchi la profondità facendo meno chilometri e quindi in quel caso, anche se la velocità non è altissima, può mantenere una velocità di crociera per un breve tratto di campo. Quindi secondo me meglio come centravanti, però ripeto, la punta completa la può fare. Quotazioni per Parma-Cagliari: 2,50 la squadra di casa, 2,63 il Cagliari, 3 il pareggio. Per quanto riguarda D'Aversa, spero che non ci faccia scherzetti, arbitra Maurizio Mariani, vediamo come ci mettiamo in campo. Il Parma, abbiamo detto che è una squadra che andrà ad attaccarci soprattutto con la profondità, con scambi veloci e davanti, però dietro ci metteranno comunque pressione grazie ai due CCQ, quindi dobbiamo attaccarli, non possiamo andare con un 4-5-1 come facevamo qualche volta l'anno scorso fuori casa, perché se gli lasciamo la possibilità di avere delle occasioni, quelli ci puniranno sicuramente, quindi andiamo lì con un 4-2-3-1. Purtroppo Sigurdsson è stanco, è rotto qua, me devo adattare Vignato a sinistra, che lo può fare perché comunque ha un piede opposto rispetto a un piede destro, quindi può giocare sulla zona sinistra e mi può fare anche dei bei tagli. Trincao sulla destra fisso, João Pedro stavolta e non Lovromaier, perché comunque lo voglio vedere sto João Pedro cosa sa fare. Simeone in attacco, Nainggolan, Nandez, quindi siamo messi bene sia a livello di qualità, grazie soprattutto a Nainggolan, sia dal punto di vista di quantità, grazie a tutte e due. Dietro ci sarà Kumbula insieme a Trostekong, perché voglio far riposare Erel, visto che dopo c'ho il Milan. E a destra Mattiello, sinistra Wagoman e in porta il Super Audero. Vediamo cosa combiniamo. Questa è la prima azione a schermo, un calcio d'angolo al 15° con gol di Gaiolo. Questo è tutto. Il VAR, attenzione, grande VAR che ci salva sul calcio d'angolo, perché Gaiolo effettivamente dovrebbe essere in posizione di fuorigioco, ce ne stavano due in realtà, ci stava pure quest'altro, due giocatori in fuorigioco, molto bene, molto bene. Ora tocca però a noi battere il calcio d'angolo con Trincao e Trostekong, grandissimo Trostekong, chi non punisce di calcio d'angolo perisce poi di calcio d'angolo, grandissimo Trostekong, così si fa. C'è pure lo schermino che fa vedere qui, guarda là, doppio schermo. Mamma mia, che bella partenza, come mi piace, come mi piace. Non è una bella partita da un punto di vista di gioco, perché comunque non ci sono tantissime azioni. Attenzione al Parma, ancora che attacca, palla fuori. A questo punto, siccome loro stanno continuando a spingere, ma non ci sono tante giocate, più che altro dei calci di punizione, io mi vado a proteggere e sfrutterò più che altro i contropiedi, quindi mi metto in 4-5-1. Ancora il Parma con Gervinho, palla in aria, Bruno Alves, gol di Bruno Alves. Niente, volevo provare a difendere il risultato, ma non è fattibile. Ritorniamo in 4-2-3-1, vediamo però di adattare qualcos'altro nelle istruzioni. A parte domanda di più, dovremo provare a aumentare il ritmo e fare qualche passaggio un po' più lungo. Dopodiché allargo un po' la linea difensiva, proviamo così. Un altro calcio di punizione per il Parma, che sta giocando praticamente solo su calcio di punizione. Purtroppo non si vedono altre azioni, non si riesce a capire bene come si muovono le squadre, perché veramente mancano le azioni. Però le statistiche sono tutte a favore del Parma.
è rimasta la situazione del primo tempo invariata, non si è vista neanche un'azione, quindi dobbiamo provare a tirare da lontano e cambiare qualcosina a livello tattico. Vediamo cosa possiamo fare, mettiamo il 4-3-3. Chiaramente però, oltre a mettere il 4-3-3, riallarghiamo la linea difensiva perché loro ci attaccano, cioè tendono di allargarci. Per il resto lascio la linea alta. Nández perde un tempo di gioco, poi finisce a Mattiello, batti e ribatti, poi Vignato potrebbe punire, ma purtroppo sbaglia completamente il tiro Vignato. Grande occasione persa per il Cagliari. E riparte il Parma con Gervinho. Gervinho poi questa palla dietro per Grassi, ma recupera ancora Simeone. Trincao la mette bene al centro per Nández, che purtroppo sbaglia un altro gol. Mamma mia, quanti errori. È il caso di cambiare qualcosa perché abbiamo troppi giocatori ammoniti. Io toglierei Kumbulla a questo punto, metto Valkiewicz. Nainggolan però mi tocca toglierlo, non vorrei che si faccia espellere. Ci metto Rog, diamo un po' più di velocità. Ancora Gio Pedro per Wagnerman. Rog, c'è una fitta rete di passaggi, ma purtroppo il Parma si sta difendendo bene e ci sta mettendo in difficoltà. Aggancio di Trincao che potrebbe metterla al centro, ma preferisce mandarla dietro per Nández, che fa un tiro incredibile. Credo che qua c'è una papera di sepe però, attenzione, qua mi sa che ci sta una papera di sepe. No vabbè, non è possibile, era un tiro stranissimo, rivediamolo. Vignato la mette bene per Trincao, che fa anche un bel aggancio. Purtroppo però perde un tempo di gioco e la passa a Nández. No, è una paperona incredibile, è una paperona incredibile di sepe. Mamma mia che papera ha fatto sepe, incredibile. Questa è una posizione di fuorigioco, però è una posizione di fuorigioco che non influisce sull'azione. Anche se, devo dire la verità, stava sulla linea di tiro, quindi è un po' borderline come situazione. Ancora Pezzella. Ora il Parma ha completamente cambiato mood e dobbiamo anche noi adattarci. Quindi cosa facciamo? Ci mettiamo in 4-2-3-1 perché altrimenti rischiamo troppo. E ci mettiamo in 4-2-3-1. Mattiello perde palla. La palla finisce a Kučka. Kučka per Irmani Junior. La passa a Grassi. Non sapevo che si chiamava Junior. Ancora Kučka. Siamo completamente spostati in avanti perché mi sono ricordato troppo tardi di cambiare il modulo. Speriamo che ci dà almeno la possibilità di manifestare gli effetti qui in alto prima di farci gol. Kučka l'allarga benissimo per Darmian. Il Parma è pericolosissimo. Darmian recupera il giocatore, la mette al centro. Il tiro e c'è il gol di Kulusevski. Allora annulliamo tutto e niente, dobbiamo recuperare questa azione. Purtroppo i cambi non sono arrivati subito e ne paghiamo le conseguenze con questo inserimento bellissimo di Kulusevski. Mannaggia la pupazza che non mi sono sbrigato subito a fare il cambio tattico. Quindi Rog per Vignato benissimo per Simeone, che non è in posizione di fuorigioco. Il tiro di Simeone, il gol di Simeone. No, è in posizione di fuorigioco? No, ci posso credere. Non ci posso credere. Per quanto? Mamma mia, un piede. Non ci posso credere, un piede. Un piede. Tocca al Parma, Di Marco, palla al centro per Hermani Junior, che fa un gol addirittura. Siamo sotto, il gol di Hermani è regolare. Il gol di Hermani è regolare. Dal vincere una partita in maniera clamorosa, stiamo addirittura perdendo contro il Parma. Di Marco, ancora sul calcio di punizione, ci hanno punito due volte su due calci di punizione. È qualcosa che va rivista. Quindi più che calci di punizione offensivi, dovremo cominciare ad allenarci su quelli difensivi. Calcio di rimessa tra per Mattiello per Trincao per Gio Pedro avanza benissimo per Vignato. Aggancio di Vignato sulla lotta sinistra. Vignato cerca un passaggio preciso. No, la passa a Wagnerman che da fuori aria fa il 3-3. Mamma mia, Joshua Wagnerman, ma questi tiri da lontano sono uno show su questo FM quest'anno, eh. Mamma mia Wagnerman, quanti gol, seconda rete stagionale. Vediamo un po' Vignato che mette questa palla su Wagnerman che tira di prima. Portiere non l'ha neanche vista partire. Boom! Siluro terraria incredibile di Wagnerman. A questo punto ci manteniamo in maniera offensiva. Dobbiamo vincere questa partita. Simeone recupera un pallone. Va al tiro Simeone, traversa di Simeone. Vabbè, ho capito, ma questa è sfiga. Ma questa è sfiga, signor Simeone. Ma lei mi sbaglia tutto oggi. Finisce sui piedi di Trincao che può passare indietro per Mattiello. Mattiello... che fa? Mi gioca al gambero lei, la porta sta di là, dove mi va? Valukiewicz perde palla su Gervinho da solo, il tiro di Gervinho, ma stavolta Odero, paratone incredibile. Oh, nelle prime quattro partite Odero non ha subito manco un gol, oggi ne ha presi tre.
La passa Gio Pedro per Rog in avanti per Trincao, ma ci arriva prima di Marco. E poi la palla comunque finisce a Simeone, che non è in posizione di fuorigioco. Simeone vuole al tiro, un'altra traversa di Simeone. Due traverse di Simeone, non ci credo. Due traverse di Simeone. Due! Sepe va al rilancio lunghissimo, palla in avanti a cercare la punta Roberto Inglese, ma ci arriva prima Valukiewicz, che poi la passa a Trostekong. Questa partita è lo show delle papere. No, vabbè, non ha senso. Rivediamo. No, io questo penso che supera il mitico Karius. Non ha senso questa cosa. Valukiewicz la passa a Trostekong. Trostekong la mette dietro. E Sepe gliela butta proprio sulla testa. Preciso, preciso di Inglese che fa gol. Io non ho parole. Non ho parole. Non ho davvero parole. Riccardo Guffanti, il nostro capo osservatore, ci presenta l'analisi sul Milan. Ci dice che la squadra è pericolosa in attacco. Grazie, non lo sapevo, signor Guffanti. Donnarumma, messo come portiere libero, è un rischio perché c'ha visione di gioco 8 e passaggi solo 7. È chiaro, è un ruolo molto moderno per i portieri. Ormai si tende ad ammettere portieri in porta che sappiano anche giocare il pallone con i piedi, oltre che fare le parate. Lui a livello fisico è messo molto bene. Certo, l'accelerazione poteva essere un po' più alta, ma va assolutamente bene. Poi ha delle doti veramente fantasmagoriche. Anche mentalmente è già messo benissimo. Considerate che lui ha 20 anni ancora, nonostante giochi già da diverse stagioni in Serie A, quindi migliorerà ancora di più. Da un punto di vista delle qualità tecniche, l'unica remora che ho io è che la comunicazione e le uscite sono un po' bassine. Per il resto, portiere veramente eccezionale, anche ottima struttura fisica. Romagnoli, difensore centrale del Milan, può fare volendo anche il difensore che imposta, anche se quella visione di gioco è un po' stretta, però la tecnica ce l'ha, i passaggi ce li ha. Controllo palla è un po' bassino, però può fare questo ruolo. Lui può fare chiaramente qualsiasi ruolo come difensore centrale perché è davvero un bel profilo, sia a livello tecnico, sia a livello mentale, che a livello fisico. Ha anche una bella struttura, però lui ha una caratteristica negativa, cioè si lamenta con l'arbitro. E fortunatamente per lui l'aggressività non è altissima, perché altrimenti rischierebbe di potenziare questo malus. Musacchio come difensore centrale, anche lui è stato fatto molto bene su FM, sia a livello tecnico, sia a livello mentale, sia a livello fisico. Lui non può fare, secondo me, il difensore che imposta, diversamente da Romagnoli, perché la visione di gioco qui è davvero un po' troppo bassa. L'unico problema di Musacchio è l'altezza, perché è alto solo 1,80 e c'ha massima elevazione solo 11. Quindi lui non ci dovrebbe creare problemi sui calci d'angolo e soprattutto dobbiamo stare attenti però al fatto che la linea difensiva del Milan è veramente buona. Conti come terzino fluidificante. Vediamo come sta messo questo ragazzo, che è stato vessato dagli infortuni nella realtà in passato. Speriamo che finalmente questo possa essere uno dei suoi anni di rivalsa. Accelerazione, agilità, velocità buoni. La resistenza non è elevatissima per fare il fluidificante, però ha un ottimo movimento senza palla, sa mettere i cross, anche colpo di testa, che insieme appunto a quell'altezza e peso non è niente male per essere un terzino. Però lui è sicuramente un terzino più di supporto che d'attacco, perché non ha un elevato dribbling. Diversamente da Conti, Hernandez è molto più offensivo ed è più adatto a fare il terzino fluidificante d'attacco. Perché? Perché ha un dribbling molto più alto. Dopodiché mantiene le caratteristiche importanti di un terzino fluidificante come Conti, perché c'ha tecnica, c'ha senza palla, c'ha accelerazione, c'ha velocità e c'ha resistenza ancora più elevati. Tra l'altro mantiene una struttura fisica invidiabile per essere un terzino di spinta. L'unica cosa che mi sembra strano è che abbiano messo Castillejo come ala, quindi finiscono per avere due giocatori che attaccano in verticale. Avrebbe avuto più senso mettere Castillejo come ala invertita a tagliare verso il centro e dare la possibilità a Hernandez di andare fino in fondo. Un'altra cosa che però non mi quadra è la scelta di Krunic come mezzala, perché in fase d'attacco il Milan sicuramente avrà un'arma in più, perché avrà Suso, Krunic e Conti che andranno a spingere in avanti, però poi rischieranno di prendersi un contropiede, quindi noi dobbiamo assolutamente metterci un po' più bassi e sfruttare la possibilità di colpirli proprio in contropiede. Biglia messo come centrocampista difensivo, io l'avrei messo più come regista arretrato, perché c'ha visione di gioco, tecnica, passaggi e controllo palla molto elevati, anche decisione e fantasia, soprattutto un minimo assolutamente ce l'ha, che non guasta mai per il regista arretrato. E soprattutto ci ha detto i tempi, e loro così perdono la possibilità di avere un giocatore che va a giostrare il pallone,
probabilmente hanno scelto di metterlo come centrocampista difensivo perché hanno quel baricentro troppo in avanti, come vi ho fatto vedere prima. Comunque, a livello fisico non ci fa paura perché accelerazione e velocità sono veramente bassi, anche se, vi ripeto, come giocatore tra la linea mediana e la linea difensiva non ha bisogno di doti atletiche incredibili. Lo può fare, ma si perde qualcosa. Vediamo Bennacer come regista avanzato. Ismail può fare sicuramente questo ruolo, ha tutte le statistiche al posto giusto, anche lui ha detto i tempi e gestisce il pallone, quindi sicuramente sarà lui che creerà gioco per il Milan. Può anche fare i passaggi lunghi, sicuramente per Castiglieco, Suso o Piontek direttamente. Vediamo Krunic. Questo ragazzo può fare sicuramente la mezzala, ha tutte le caratteristiche al posto giusto, tra l'altro ha anche una bella struttura fisica, è alto 1,84, pesa 74 kg, peccato che i colpi di testa siano un po' bassi perché aveva anche una bella forza e un'interessante massima elevazione per essere un centrocampista centrale. Comunque lui ha tecnica, tiri da lontano, finalizzazione, dribbling, questo sarà molto pericoloso a livello di personaggi, a livello di giocatori su FM. Il Milan sta messo bene. Peccato che nella realtà non stia andando benissimo, spero che si recuperino perché è un brand forte quello del Milan e mi piacerebbe rivederlo come i fasti di un tempo. Comunque, Samu Castiglieco messo come ala, accelerazione, agilità, velocità, senza palla, controllo palla, sa mettere le palle alte, sa mettere le palle basse, sa dribblare, ha un po' di meno in finalizzazione. Questo può fare l'ala, però avendo resistenza 13, secondo me, avrebbe dato di più come esterno d'attacco. Suso, come Bernardeschi, secondo me sono stati fatti troppo forti in questo FM da un punto di vista delle statistiche. Questo è mostruoso, potete metterlo dove volete. Descrizione elegante ala. Secondo me un po' sopravvalutato. Suso è un bel giocatore, ma è un giocatore che fa sempre le stesse finte. Non è un giocatore così elegante come c'è scritto qua. Comunque, da un punto di vista di statistiche di FM, questo non ho niente da dire, è perfetto, sa fare tutto, ha tutte le statistiche al posto giusto, sa sia mettere la palla in profondità, sa mettere un passaggio filtrante, sa andare al tiro, è pericolosissimo. Piontek, punta completa. Christoph, secondo me, è più utile come centravanti che come punta completa, perché come punta completa il passaggio e la visione di gioco sono veramente bassi. Il controllo palla ci sta, ma secondo me questo è soprattutto un centravanti. Certo, l'accelerazione non è eccezionale, ma quando l'accelerazione è così bassa basta mettergli qualcuno dietro in maniera tale che diminuiscono i chilometri che deve fare Christoph quando deve andare in profondità. Comunque, colpo di testa ottimo, forza pure molto buona, massima elevazione non altissima, però lui è alto già 1,83. Questo è davvero un bel attaccante che però anche lui si lamenta con l'arbitro, bisogna toglierla attraverso l'allenamento con i preparatori. Quotazioni per Milan-Cagliari. 2 il Milan, 3,20 il Cagliari, 3,20 il pareggio. Ovviamente noi siamo sfavoriti. Il Milan è una grande squadra, l'abbiamo visto anche dalle statistiche. Dovremo giocare soprattutto di ripartenza. Ad arbitrare ci sarà Marco Guida, vediamo come ci mettiamo negli 11 titolari. Siccome il Milan si presenta con una struttura molto offensiva, con un baricentro molto alto e giocano in casa, io partirò con un 4-5-1. C'è però un rischio in questo caso. Siccome noi non li pressiamo molto, potrebbero avere gioco facile. Io voglio giocare di ripartenza. Se mi rendo conto che il mio gioco non funziona, come con l'Inter, cambio modulo e passo al 4-2-3-1. Vedremo. In ogni caso, stavolta mi sono portato Trincao e non Lico Giannis per non fare la sostituzione già nel primo tempo al 26esimo come ho fatto l'altra volta. Per il resto però metto Nandez come ala d'attacco e mi porto in panchina quelli che mi serviranno per cambiare modulo. Dopodiché vediamo che combiniamo. Il Milan non ha fatto cambiamento, è rimasto tale e quale. Speriamo solo di non vedere Papere in questo episodio come è successo nel precedente, ma a quanto pare vedremo un gol del Milan subito con Piontek. No, perché Audero si oppone ed è ritornato portiere evidentemente dopo le brutte cose che ci ha fatto vedere contro il Parma. Mi raccomando, Maier al centro per Nainggolan, il tiro di Nainggolan purtroppo finisce alla destra di Donnarumma. Mannaggia la pupazza, mannaggia. Niente, non ne va una buona, non ne va. Ancora Valukiewicz, già ammonito, la passa Nainggolan per Lovromaier, ancora Valukiewicz, togliamo sto mouse, la allarga benissimo per Wagnoman, che potrebbe andare al cross per Simeone, Wagnoman la tiene lì, perde il tempo di gioco, la ritorna dietro a Trincao, che la passa adesso a Maier, gioca al gambero anziché tirare, Trincao perde palla, immagino sì, perché Conti gliela stradica, e addirittura lancia Piontek, in area di rigore Piontek, il tiro di Piontek, la manona di Audero!
è uno 0-0 abbastanza negativo da un punto di vista delle giocate. Abbiamo avuto qualche occasione, ma purtroppo non grandissime occasioni. Io sto quasi pensando di cambiare il modulo, soltanto che più offensivo non mi posso mettere. Al più potrei mettermi con un 4-4-2, Suso su Romagnoli, ferma ancora Audero. Io mi metterei più con un 4-4-2, almeno proviamo, solo che lo devo caricare perché non l'ho neanche insegnato. Mettendo questo 4-4-2 mi tocca poi fare un sacco di cambi. Pietro Pellegri. A questo punto tolgo Nandez e metto Vignato, anche se Vignato sarebbe un po' più offensivo. Rog è già ammonito e metto Palacios. Ho già fatto tre cambi, non posso togliere più nessuno. Speriamo che nessuno faccia cavolate. Wagnerman in avanti per Vignato, aggancio di Vignato, no, è una colpo di testa per Pellegri, in area di rigore Pellegri, il tiro, Pellegri, gol, Pellegri, go, di Pietro Pellegri, 4-4-2 che ci ha fatto vincere la Great Climb Challenge col Matera l'anno scorso, punisce pure quest'anno, guarda lì che lancio lunghissimo di Vignato che ci arriva di testa, la butta davanti per Pietro Pellegri, detto il killer, e poi guarda lì che gol, preciso, un colpo da biliardo sul palo opposto. Ma quando mi piace sto Pellegri, ancora il Cagliari con Wagnerman, Simeone perde palla su Suso, no Simeone, ma sti errori sempre, no, ti prego, ti devi dare una regolata, io vedo in te un futuro campione. Pellegri, ancora, aggancio, non entra in area di rigore, viene fermato, poi recupera il pallone, la smissa a Vignato che può rimettere la cross al centro per Trincao e finalmente una partitona in questo episodio, grande Trincao, mamma mia, che cross! Pellegri Show! E il Pellegri Show! Guardalo lì! Teo Hernandez ci ha provato! Ma poi il mitico Pellegri l'ha ripassata a Mattiello, che quando gli difendere non lo sa fare, ma se deve mettere il cross, il Mattiello nazionale lo sa fare! Ora l'unico problema qual è? Che io ho già fatto tre sostituzioni, se mi succede qualcosa sono fregato. Ancora Castiglieco, potrebbe mettere la palla al centro, attenzione Castiglieco riesce a trovare il passaggio per Conti, poi Çalhanoğlu da fuori aria, Çalhanoğlu è quel giocatore che arriva lì per fare il gol e poi non lo fa mai. Meno male, anche in FM, per fortuna. Grande 4-4-2 che ci ha fatto vincere 2-0 con il Milan, mamma mia, l'abbiamo risolta così. Parliamo alla squadra, appassionato. Davvero fantastico, grande così, finisce il discorso. Che mamma mia come sono estasiato. Allora, 5 partite, siamo a un punto dalla prima, ma il nostro obiettivo è arrivare quarti, niente di più. Stiamo esattamente raggiungendo i nostri obiettivi. La dirigenza vi dà un voto. Oh, 9,5. Quindi io vi lascio qui, buon salvone a tutti e forza Casteddu!